Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La prossima domenica, in tutte le comunità cattoliche del mondo, si celebra la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, la cattedrale del Papa, per intenderci. Si ricorda l'evento della sua consacrazione a Tempio di Dio, punto di riferimento per la Chiesa fatta di pietre vive, diffusa su tutta la terra. E questo è infatti il vero Tempio che sta molto a cuore a Dio. Dal lato destro del Tempio usciva acqua, è il profeta della prima lettura a parlare così, e quell'acqua diventava un fiume e ovunque arrivava portava vita. Di cosa si tratta esattamente? Se potessimo vedere riuniti tutti assieme i cristiani che escono dalle chiese la domenica, l'immagine che ne avremmo sarebbe quella di un fiume che scorre e si disperde su tutta la faccia della terra. Entra nelle case, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici. E cosa porta? È poi vero che ovunque arriva porta vita, fa respirare la vita? È proprio vero che noi cristiani, dopo aver celebrato l'Eucaristia, siamo in grado di portare armonia dove ci sono liti, fiducia dove c'è diffidenza, speranza, coraggio dove regnano pessimismo, rassegnazione? La logica dice che per portare ad altri certe cose bisogna anzitutto averle. Il Vangelo, dal canto suo, riferisce che Gesù, entrato nel Tempio a Gerusalemme, comincia a rovesciare i banchi dei cambiamonete, scaccia i venditori di buoi, pecore e colombe, animali che i pellegrini compravano per offrirli poi in sacrificio, e grida: non fate della casa di Dio un mercato. Oggi il Tempio di Gerusalemme non esiste più, esiste la Chiesa. Quando è che rischia di ridursi a mercato la Chiesa? Non sono mai mancati gli uomini di chiesa esperti più di manovre finanziarie poco pulite, anziché di Vangelo. Ma questo non ci autorizza a dimenticare che la Chiesa siamo tutti noi cristiani. Quando ci chiudiamo agli altri o ci lasciamo prendere dall'arroganza e pronunciamo giudizi malevoli sul nostro prossimo, oppure valutiamo il servizio che offriamo unicamente in base ai risultati, proprio come fanno i commercianti, allora è inevitabile, la casa di Dio diventa davvero un mercato. Non è opportuno che ci lasciamo dare una bella ripulita dal Signore? I tempi complessi che stiamo vivendo forse potranno favorire una purificazione provvidenziale. E allora sì, dal Tempio di Dio potrà sgorgare ancora quel fiume d'acqua pulita che ovunque arriva porta vita e salubrità. Sono parole di Dio, non vanno mai a vuoto, si realizzano sempre. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.